venire qualche stasera? Spiaggia proprio le stelle. Sì, certo, proprio le stelle, no? E poi dopo domani anche la giustificazione per motivi di salute. Cosa al massimo che sto facendo la partita di calcetto? Penso di sì. Stasera ci giochiamo i quarti. Ehi, e basta? Vedete che il quadrimestre sta finendo. Prof, la maturità è fra un mese e mezzo. E poi noi abbiamo lei come membro interno. Fate almeno finta che l'argomento vi interessi. Buttate giù qualche riga. Manca poco agli esami e qui di maturità vedo solo i vostri post nostalgici su Facebook. Vedete che sono dolci e piccioncini? Oh, stasera ci facciamo la birra Moretti? Cerca di passare il compito perché sennò scrivo la lista che e tutti lo leggo. Oh, vuoi lasciarlo? Ah no, anche se te lo passo lo scrivi lo stesso. Muto. A te che cazzo ti ha fatto fare a cambiare sezione proprio all'ultimo anno? C'è Luca della quinta B che mi ha buttato gli occhi addosso. Ma chi è quello? Vedi che ti ha buttato gli occhi sul culo. Già si è fatto pure mezza scuola. L'anno scorso ci ha pure provato con Silvia. Silvia sì, dai, non fatto un cazzo. Ognuno di voi ha margini di miglioramento e potenzialità assurde. Vi invidio. E ridete. Cosa ci avete da ridere? Siamo noi ad invidiare lei. Bella macchina, bei abiti. Beh, è un stipendio statale che vuoi o non vuoi ogni mese arriva, professoressa. Eppure vi invidio. A me manca la vostra freschezza, la vostra irrefrenabile voglia di fare. La libertà che oggi, positiva o negativa che sia, vi è concessa. A noi tutto questo mancava, a noi toccava scegliere, a voi no. L'unica cosa a cui tenete è controllare il vostro profilo o esprimere attraverso una condivisione o l'estratto di un singolo la vostra pazza voglia di amare. Ciò che vi chiedo. Credete in voi stessi, lottate con i vostri mezzi, perché ognuno di voi è dotato e alla fine il destino vi presenta il conto, vuoi o non vuoi. Voglio raccontarvi una storia. Prof, ma dobbiamo studiarla, domani ci interroga? Magari professoressa, se c'è un link, così a casa ci aiutiamo. No, non vi preoccupate, che non vi domando nulla, non c'è il voto, se questo che vi interessa, il voto. Era la fine degli anni 80, tutti stavano bene, si lavorava, si rubava, ma la gente non importava più di tanto, perché il pane a casa non mancava, tranne una, quella di Angelo. Sai Angelo, aiutati! Ancora a trovare così! Aiutati, dai! Oh, fanculo, fanculo! Oh! Non ti risicare perché tu non mi un pallone che ti scippa la testa! Lo capiste? Ognissima la
è che cosa? Ma è ghinghiri l'acqua più fozzagliana! Sì, perché l'acqua qua è meglio! È più buona! È più salutare! Sì, su cuni! Guarda, ti stai cercando tu scappa in tuo volo! Camina! Un notazzo che sì, quando vado a dire che sta qua meglio di chi ti ha cantato! Te mangio. Hai chiesto? Come va la macchina? Ma perché buttaste chiesto? Vediamo che succedeva, dovevo che succedeva, non dormiamo. E questi che volano ora? E che c'è? Ci mancava solo chiesto oggi. Noto, uno che più promuove chiave, che succede, io non lo seccio. Può essere, l'attenatore va bene, può essere sto filo. Minchia, Don Gammello. No, qua è Don Gammello. Don Gammello è Don Gammello. E chi è che succede? Non c'è la più. Ma quel che è siamo fermi qua, la macchina gli dà la resa ieri. Non cambiamo, mi disse che era tutto a posto con questa macchina. Ma scusate, non c'è la porta. Ma scusate, io resto scusato, non è niente da fare, le do scuse. Io sono fermo qua, ora restai qua. Che me la miei rispetti. Ma siendo così chissà. Pippo Battaglia. Sono due guerrieri. Sua moglie è la Pascale, Meschinello. I due è malato. I due è suo figlio. Papà, ma tu conosci? Tutte paro conoscono io. Ti dissi, Don Gammello, ci cascano. Se non è una cosa, ma le botone vi sono assai, vero? Oggi vi sono assai, domani vi sono più picche e dopodomani non vi sono più niente. Ma tanto, è lei che mica ci interessa, lei i bidoni ci portano. Come ti chiami? Angelo. Dai, Angelo, vai, ti stai chiamando dopo pranzo. Ciao, Angelo. Don Gammello, da vita c'è con futti e poi resta futuro. Un destino è destino, però a malo sotto resto pure lì, io non uso cosa. Usai tu sotto a fare. Angelo, sono fatto per volare.
Passarono ben 20 anni da quell'incontro e Angelo non poteva mai immaginare cosa sarebbe successo da lì in avanti. Mi scusi, prof, ma la storia è vera o finta? Quando guardate un film, controllate prima se è realtà o finzione? La Rosa non vi sembriate, la femmina che ne capisce mi piglia un mozzo cuore. Se, ti piglio un mozzo cuore, con mezzo chilo di patato fuori. Michele, il tuo problema non è che ha sparito in chiaro, il tuo problema è che non ha ciò, non posso fare coverare. Ah, ne ho uno da andare a coverare. Adelile, almeno che mangia oggi. Carosi, quello che sta dicendo Michele è vero, picchio oggi è solo questione di Miriam, che vi fa smuovere il culo, è vero o no, via. Ma poi ha chiamato in miria, fissazione o malattia. L'importante è che ci credete sempre. E a me ha fatto tutto. Oh, bastando così. E tu che ne pensi, Torino? Gli è 20 anni che era questo salone, ogni mattina all'otto e terno mai alla sera, sempre all'otto. Cacci nascisti e cacci muore. Don Arcangelo, è una vita che te più capigli e faccio altro. Ma sogno onorato, ti serve la voce e la gente come la voce. Quindi posso cuore per caiccia, ma soddisfatto di tutto quello che hai fatto. E poi lei lo sa, io non vivo e non sento. Ma stai sentendo Michele? Il problema è che ancora sul letto non c'ho. Allora, ammazza. Ma guarda, sentendo una cosa, come prima ma poi ci avvicinaste, mi chiede, abbassaste la situazione. Tutto fatto. Con l'erdo. E io c'era un trovasto dove io allora c'era un ciparai. E ora chissà che cazzo è, dovremmo fermare, dovremmo qui. Signore, buongiorno. Buongiorno. Che si dice? Grazie, ma lei è tutto a posto? Ma ringraziamo a Dio. Ma lei si mette sempre in gioco perché io non l'ho visto. Ma ogni tanto un coppo qua, un coppo di anno, uno capita. Sto portando neanche di andare a una casa per ciò che c'è. Ma tanto che ciò voglio? Ma fin quando mi fanno travagliare, vieni qua. Perché? Ogni tanto vengono qua ma domandano, lo soldi. Questa roba data che stai venendo non sa che parecchia che stai buscando. Ci domandano un pizzo, ma cos'è che sta facendo un pizzo? E mi dice mia cuglia che sei chissà che non sapevo ossia. Ma io lo sai, tu lo sai, cos'è? E penso di saperla qualche cosa. Vedete che potete fare? Allora non ho capito niente. Ora io, c'è le fresche a memoria, non ho capito niente che non lo lavo. Cos'è che sta? Lo sai, io sono sapisso quello che sono. No, ci pensavo noi, ossia continuare a buscare il suo padre, onestà. Che portare invece per una casa. Ossia, può dormire tranquillo. Perciò, vedi che può fare, va. Ci va, ci mani, ci va. Tante belle cose. Ah, tranquillo, può travagliare, guarda, spero che io, ossia, può dormire tranquillo. Grazie, può buscare il padre. Voglio salute. Andiamo. Per amore che sei che buono. Non cammino, tu non stai trovando, stai vedendo. Cioè, a me fa piangere che avevo due donne che non sapete la casa. Wow. Hai l'impressione che la picchia che non si tende. Ma voi, mi fa piangere, Hai questa impressione. Vedi se tu mi puoi aiutare. A chi? A me la camera. Fammi domare. Qui c'è da io. Sempre cosa? È sempre cosa mia. Aiuto, vai. Che fare?
Don Arcangio, ora stiamo dicendo fuori canale. La gente che ci ha domandato i favori, tutti coprevano, cosa avuto? Ma che fu bene? Ron Cammello, cosa avutista? Passa che passava tuo papà. Sto vecchio, sta tirando da carta. Ma che favore, l'aiuto carona, mi sta piano le mie menzerote. Don Arcangio, se mi permetto, perché non ne parla con l'altro, e così stiamo passando per scoprire. Ma ci stiamo a fare, fate nostro, io non sapevo che tu vuoi fare. La stima che hai la gente, verso sto cristiano, che è pazzesca. Io gli amo rispetto, e non c'è, ne la va a pigliare. Carusi, ascoltatemi, gente nuova, vita nuova, ho capito? Non a caso, la storia lo pigliavo, comunque che è abbassato. Sì, ce l'hai su comanda e angelo. Ma a proposito, si è visto? Perché la storia voglio essere qua. Sì, la voglio essere qua. La storia sarà un nebbiato, io è tutto confuso. Ma buono, ma cosa giorni, stare con tia, mi sento rinata. Un fatto che non è sempre così. Poi però finisci sempre per cascare nei tuoi silenzi, nei tuoi misteri e a me tutto questo mi preoccupa. Vabbè, ma ora non ci pensare. Diresti che non c'è a pensare, godiamo un momento. Li lassi giornate e giornate sole a me e Tomasi, senza una spiegazione, senza una chiamata. Lo sapemmo che sta ciavagliando per Don Arcangelo, ma a me sta cosa mi preoccupa. Stai tranquilla che io non gnocco col mondo, tantomeno per via. Ne esce solo con l'amici, ma le frusche non ce n'è. Dici che mi vuoi bene, ma non fai niente per stare con me. Rammo tempo che poi assieme ci stiamo più sempre. Che così sotto non ce n'è. Lo spero, Angelo. E poi lo sai che sei tutta mia vita. E cazzate non ne faccio. Lo sai chi è? Che chi mi fa stare in vena e chi una sciopazza per te? Occhio vivo, Carusi, e cos'è già menzirente? Piancio, tu non ci sei mai, ma quando ci sei, ti fai sentire. Bravo, bravo. A poi mi dici uno mai e uno te non mai. Andiamo a occupare, Don Arcangio, a casa oggi femmine non ce ne sono. E Ancio l'ho cominciato a ragionare. Qua tutto a posto, controllo la tua piscina che ricca non si vede niente. Mi sono innamorata per me,
nemmeno innamora. Ma se lo vedo e se ne va bene, da riscuola senza più una scusa, se ne faccio quando uova sa, non ti ama. Passi che c'era stava a dormire. Canta suo figlio da Dio. E se lui ti chiamerà, tu non risponderai. Indifferente, più che mai, si ovvero la strada. Lascia perdere tutte le scuse. Avrà già riparato, andalo subito a quel paese, non te fa brugliare. Basta, non è possibile. Grazie Sabina, sei meravigliosa. Grazie a lei, Don Vito, e poi lei lo sa. Per lei, chisto è altro. Grazie. Avanti, signora, Monin. Non ti chiede, dammi una sigaretta. Già, ma sembra che ascoltate, sì. E poi ci ha domandato aiuto all'auge per abbassare la guardia. Ah, per questo casino. Mi aspetti. Calma, calma piatta. Mi viene un lato d'asciato. Accancio, ma chi fuori a questi imbottanti che poi ci stai venendo tutto il capo? Sono come la barzelletta, potrei chiamarmi da una casa. Il barzelletta a me mi fa narrire, ma gli sta, mi fa pugnare la minchia. Ma che succedeva? Noi anzi ne conosciamo della vita e ne pigliamo per dare un tuo culo, ma per fortuna c'è una cosa che ho sai, dei femmine e dei soldi, un rispetto. Se c'è qualcuno che ti manca di rispetto, il problema non è uso, ma è auto che non si è capace. Non vedo problema, non è orare. Io uso voto, io ho un prestigio. Senta, Cancio, io sogno che ho carosi tutti qua, hai se chiesto l'ultimo a parare. Ma secondo me tu ti una foto, non è che si dita per chiedere questi problemi. Importante che io ti fanno, so che ci riesci tu, e tu resta a te non ti interessa niente. Parla chiaro, voi che ti sta dando questo problema? Io è una persona che dice un suo tempo, come andavo, io ora senza offesa ci sta fottendo la pensione allo Stato. Non solo, ma uno cammina, tutti un conciono, un salutano, ci cingono la mano e ci portano rispetto. Ma da questa parola, Cancio? Un vecchio, ronca a me. Ma non te pare ci staranno troppo importanza sta cosa, ma il defecchio se ne trova, assolutamente. Ma quasi che pensate, che io vi facevo bene nel carro, vi facevo smuovere la casa, per una cosa che non mi sta facendo l'ombra manca la notte, appunto per sto motivo,
va a stare domandando permesso a tutti di l'ora e mezza alla minchia. Senta, Cancio, forse che io posso parlare per tutte. Che giocatore sta domandando, lei presente che cosa significa? Per noi e per famiglie fuori Catania. La cosa è vera, che se ne chiamasti è perché ne hai bisogno. Noi, con senso duriamo, perché siamo tutta una famiglia. Però da pigliare tutte le responsabilità di chi che può succedere domani. Ok, grazie a tutti, state tranquilli. Ora viviamo e brindiamo per la famiglia e per le nostre famiglie. E poi oggi sono caloni e sbirri danza uno non levo una mezza di bere inga per te a 2 secondi ci vuole. A saluto. Ma cosa sta passando a travagliare con Don Vito? I problemi finiscono. Se i soldi da secchietto non ne mancano. E i cristiani ti scudono e ti rispettano e magari si scandono. Magari di una volta si scandono, ma ne mandano a fangolo. Ma da oggi i cose canciano. Ah, della Russia, tu sempre prendiamo. Grazie. A salute, a bacio. A bacio. Carosi, fate, da oggi in poi, ancora più dure e più ingazzate. Rapini, scippi e subicchieri, tutti hanno a sapere con cui hanno a che fare. Non si preoccupasse, che i Caruso sanno che dobbiamo a fare. Carosi, dopo che cosa ha fatto? Voglio che siete tutti noi a mandarlo a Camposanto. Non si preoccupasse, Don Angelo. Aspettiamo noi, vero Angelo? Da come dici tu? Sì, sembra che così da fare. E pure nonna che manchi la casa, sarebbe solo chi so. Che fosse in dottorete? Che fici, cucco era? Ah, scusate se ti stai spiando, non ti spiego più. E ti scuso, tutte le volte che ti scuso per danzare come fai sempre. Hai ragione, ma io sono buona solo per dare tu vesti e per chiedere a travagliare. Ma te posso dire una cosa? Ti avevi tanti anni che travagli, ma si può sapere a casa di voi? Io lo sapevo che a te non ti interessato mai niente. Tu ti ruoti, il debito della miccera, i tuoi chianchieri, e mi siete specialisti che ti topacci, ho un diploma della scuola che ti fece continuare. Ma ringraziare a Don Gambero, che è un uomo buono, rispettoso ed onore. E aveva 20 anni che mi faceva chiare la sua casa. Ui! Sentisse a Don Gambero, che non ruolo fuoco e ne resa la dignità. A quanto pare a te la dignità ti serve per la compagna? Ascolta una cosa, tu ti tieni a Don Gambero e io mi tengo i mali cristiani. Angelo! Angelo, doveva essere un grande figlio, con tutte le belle, sguardo lavoro. Sì, era Peter Pan con il cuore d'angelo. È incredibile come gli eventi stravolgano la nostra vita, come se fossimo travolti da onde o radiazioni negative che condizionano in modo permanente il nostro vivere. E non si tratta di fisica quantistica. Fisica che è? Silvia, vuoi spiegare ai tuoi compagni cos'è la fisica quantistica? È la scienza che studia il comportamento della materia, la teoria dell'unione di due corpi, l'effetto delle radiazioni. Niente. Tutto e di più. Male e ancora male, senza fermarsi.
Oh, Carosi, ma come stai veneno, eh? Una bella compagnia, eh? Buono, buono. Ah, vai, andare a pregare, ma tutti i tuoi pensieri, e che si riesce a diventare? I miei pensieri? Avete 20 anni a testa e pare che ne avete 70. Io se ne avevo 70, ma passavo più meglio, ma passavo. La mattina mi risveglio, mi sento un leone. E la sera è la testa che mi parlo da casa. Allora devo dire che ti spacchi i piedi. Ma come ce l'ha scassare, se? Mi state facendo tagliare i vini, Carosi. Massimo, cosa che fai? Vai andare alla macchina e piglia la chitarra, allora. Vai, piglia qualche cosa, dai, qualche cosa, vediamo cosa devo fare, dai. Bambina, io uomo di quest'amore, non vado noio se che ci vede, papà tuo, quante volte prenderai tutta colpa e di quest'amore che ci lega a tutte e due, tutta colpa e di stupendo caso di forse domani no, anzi stasera ti porto via da casa tua e fuggiremo lontano, lontano e correremo sui campi di grano e chissà amore che vola più in alto ci fa sentire già pazzi di gioia annanzi a lui un domani migliore ciascuno non soffrire. Bene, bene. Pensavo a te, quando ti sento mi passa stanchezza. Stavi storiando? E mio amore studio, lettere antiche. Anche se non manca mai Renzo e Lucia sulla mia scrivania, chissà, magari serve da buon auspicio fra noi due. L'ultimo sforzo, poi tesi ed è finita. E invece tu, che stai facendo? Signorta, con l'amici. Angelo, che ti sto succedendo? Ti vedo confuso, pieno di pensieri. Non è che non mi voglio più bene. No, è vero, come sognerò così. Se ti va di parare, dimmelo. Io sono qua. Magari tua mamma è preoccupata, ogni tanto vi rovesciata e preoccupata, si scanda, avevi una brutta sensazione. Tu sei l'unica cosa che mi tieni buono. C'è tutto, ma pigliare decisioni, cap in verso o più in alto, non siamo d'accordo. Non è così facile. A me mi interessa sapere che tu ci sei sempre. Lo sai, io per te ci sono e ci sarò sempre. Sei tutta la mia vita, ti voglio qua con me ora. Beh, da ora chiuriamo. Non voglio che per mia non ti laurea. E poi cosa sapi, nonno può essere che diventi famosa. Ehi Angelo, a domani. Ti amo. Ti amo, Beto. Ne vediamo domani. Finisco con sto minchia telefono. Ma devo fare una cosa. Faccio una bella serenata. Sul tuo barbuto. Che dove va? Thank you.
Non c'è niente, non c'è niente. I soldi che torno a calcio non ne so. Quali soldi? C'è che andare a tutti i soldi perché da lì costare solo una bocca. Domani ti porto. Oh, volevo. Ho capito, è vero, non capisco. Dammi tempo. Ma quale tempo devi dare? Io dammo un cassi per dare un cassi secondo e viene in quel modo di c'è dopo. Dammi tempo. E c'è più tempo, sta con Dio su domani le volte. Allarmi la campana suona, i turchi su sbarcati alla marina, cuavi gli scarpe rotti li risuona, cavi ma fare in un lungo cammino. Ho sentito come apparare che ti è papà lo dice se qua mi sono mio frate e veniste con più patate per me. E non hai niente a che fare né con te né che tu con me, perciò quanti ne sono a dire qualche mangiato. Ora vieni, ma la prossima settimana volo che di nuovo Erika cerca di cercare da un altro posto che non ti interessa. Sì, mi frato, mi so che devi andare sto compiegato comune. Senti, hai anni che non ne vedremo, o meglio capace fai finta che non ne vedo. Non ne paramo e non sai niente di me. Sono finiste quattro e continuo a non fermare, ma non hai niente che fare.
Angelo, ma sei proprio tu? Tu scordaste quando un semolo tuo padre faceva tanta asciata per venire nella mia campagna a pigliare l'acqua? Quant'anni passati? E quanto voce ora sopra tuo conto? Così è per le tagavi e vi stare più con dei soperori e noi più dell'auto. I tuoi frati si fecero tutta la sorciata, un rivoglio, magari ciccio, non ne mangiava a scuola, si accaleava e se ne sceppò tanto nelle coppe, però se andava a travagliare, e se andava a travagliare, non è che come è. E oggi non è frutta, verdura, patate, cipolle. E oggi grazie a verdura, patate e cipolle, se vuoi scopare, se so la mattina e tre, per portare un pezzo di pane a casa e la sera si raccoglie le sue mogliere e i suoi figli. E Angelo, credeva che esse sono uomini. Così per la Simone, troppo buono, da uomini si ci diventa. E t'hanno sangue e buttanno i causi. Sì, e magari come hai buttato po' altro. O facendomi portare il rispetto, vero? La carne sta buona, la iatta. Perché in realtà te, niente si fa, ma niente si sa. Ciccio, io so che fare, sape fare. Muore un momento che a sapere quando sa stare muto. E lo ha risiede a mezza minchia, dato che si era accesso moglie che ho sospetto. Tuo frate, lo sape che doveva fare. Tu sai che lui che sta facendo? Un colore che sta là nella meschina di tua madre. Cosolare, mi sta combinando tante pene pene. Ma ricordate che per cantare non ci vuole un bravo cantante, ma da bella voce. Può fare tutto scuscio con voi se questo ti può fare sentire l'anno, ma quando le luci si astutano, vale quanto lui ruolo. Fanno a briscole a coppe. Le ho da te. Sta bene lì che vuoi. E Angelo, frate, lo sai, quando mi vengono a trovare lo sai, non è vero. Va a passare meglio questo della secchietta, non te che ne ho, non ho tempo per fare roba qua. E chi sta che non tocco qualche cosa in corso? Io prima di dire qualche panna mai più lo faccio la dici. È bello che si aspecchia, sempre lo scagnozzo, inghiti. No, ma sta che non è chita. Mezz'ora fa era a posto la Corsa Italia. Era china. E chi sto cammina che vince ridi? Ma questo non dà per puttare, capisci? Che fanno? Non dammi vecchi tempi? Vediamo se ne ci grada questo supporto. Sì, però senza scoppiare i vecchi ridi, va. Vabbè. Forza, spicciamini, che fra un'ora deve venire Tomacci e Tomacci ancora vado a fare i compiti. Nonna, sempre i compiti pensi, non ci pensare. Quando arriviamo a casa mi fai un doccetto? Sì, comprare una casa tu faccio, però non ne spicciamo, magari amici la trovamo chiusa. Disgraziati, mi consumano, sti disgraziati, come fai? Per loro ci vengono fare questi documenti. Come fai? La pensione, mi vede la pensione, si fotte. Non ci pensassi più. Lei non aveva figli? Non avevo figli, sì. E allora? Ma si può sapere che succedeva? C'è invece uno scippo e abbiamo non era, i piccerelli hanno innocenti se scandano, non ne potevamo più. C'è invece uno scippo, ma ormai questa zona fa schifo, maledetti.
Signora, vivissimo. Mamma, facciamo la vivere, dai. Magari picciretti, questo scandale. Vivi. Oh, ma in questa zona non si può stare qui, scippi, rapini. Lasciate ancora. Guarda, avete vita la forza di ribellarvi, di combattere, di non farvi sottomettere, che prima o poi la volontà dello Spirito Santo arriva. Facciela imparare quando lei non aveva niente che fare con loro. Ho imparato così, chi battaglia non si vince insomma, ma tutto assieme. Pure Aulo si civa richisso, di paura e di terrore, semeranno morti e sangue. Stiamo tutti assieme, uniti, avvenite che prima o poi qualche cosa succede. Patrick, ma qua che non dice che cose non vanno a peggiorare? Lo dico io. E no come pace cannone, ma come frate. E fatelo, per se andai tutta bella. Ultima che ci può combattere, i da se andai tutta. Che sono uscita un'altra volta, ma ci sei sempre la stessa scuola, la stessa vita. Perciò. Ma non fa che sarà così, lei è stata sempre una femmina buona, sta commutata di e tutto questo non cambia lo sai. Io stavo venendo da Don Cammino, non avevo tanti teri, anzi che ho messo sul santino, qua lì, che mi facciamo chiare. Che faccio? Donna Rosa, lei è stata tranquilla, caro Cammino, o è qua, o è un'altra casa. A forza non c'è niente. Usaccio, usaccio, sono riuscito tu, alzi. Donna Rosa, i figli non si riconoscono. Ma ci mettiamo un mondo, che un mondo si porta. Avanti, Donna Rosa, me ne stai a ma saluta a Salonga e mio. Sarà fatto, una buona giornata. Thank you.
Angelo, non ti preoccupare, cacai. Non ti preoccupare, che Don Cammello cammina sempre disammato. Sabbiano, Sabbiano Rico. Perché che sogno vecchio che mi dice Sabbiano Rico? Ma dire buongiorno. Angelo, c'è meglio di anni da fare. Con gamba vecchio si fa. Angelo, lo stanno andando di favire, che sta facendo sempre più danni. Ma sta venendo che ora la porto magari io, i bidoni porto magari io. A ruote di chi che facisti e chi che hanno fatto la voce per te, non lo scordare mai. Purtroppo in questa vita non siamo niente. Oggi ci siamo e domani non lo sappiamo. Non volemo dire questo, lei è Don Cammello. Non c'è né nuovo né vecchio. Ossia mi viste Nico ma non mi viste crescere. Capigliano caparata, ma che cazzo stanno aspettando? Non ti scandassi, Don Accangelo, che vero Susanna che hanno a fare? Stai minchia, io non mi fermo manco le mie stesse canne. E allora, capisco. Quando è mio, lo so passato, difficile, perché poco potevo fare. E ancora non ho presente qualche cosa, lave su te mano. Ma non è come quando io ero giovane, perché ora io ero a metà. Minchia, che cazzo è? Rammi sta pistola! Ora se sono mascolo, ma sparare tu con la mia pistola, vai, tu non l'opportunità di sparare con la mia pistola. Spara! Spara! Bastardo! Bastardo! Ciao duri! Thank you.
perché? No! No! Perché? Solo, da solo, sfogando al cielo la sua rabbia, il suo dolore. Io credo in voi, siate voi padroni del vostro destino, credeteci. Come Renzo e Lucia, come Cetti e Fra. Stasera studiamo insieme, facciamo quiz insieme, che sono già troppe le assenze. Penso che forse hai ragione, si è fatto tutti col poco, tutti tranne me. Arrivederci. 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 Ciao ragazzi, domani. Secondo me ha perso. A domani, Antonio. Arrivederci, professoressa. Mattia, queste sono due. Non so nemmeno se scrivono. Sì, infatti, non so se scrivono. Oggi Angelo ha vinto. Sciascia diceva che questa terra è bellissima ma irredimibile, è una parola che non ho mai digerito, e sapete perché? Perché fin quando ci saranno persone come Francesco La Rosa, che con la sua testardaggine, con il suo voler cercare attraverso anche essere messo dietro una macchina da presa, di mandare dei messaggi positivi, di cercare di cambiare questa terra, questa terra ha una speranza e un futuro. Credo che ci vorrebbero tanti Francesco La Rosa per vedere questa terra, come diceva Paolo Borsellino, libera e bellissima.